Alla vigilia avevamo indicato 10 motivi per seguire la stagione NBA 2022-23. Ora che i giochi sono conclusi, vediamo se le nostre aspettative sono state mantenute, deluse o addirittura superate. Questa è la NBA Season Review 2022-23. 1. La dinastia continua? Il titolo vinto nel 2022 aveva lanciato un messaggio forte e chiaro alla NBA. La dinastia Warriors è ancora viva. Con Stephen Curry ancora al top, Klay Thompson che stava tornando quello di un tempo, Draymond Green e Kevon Looney a dare garanzia sulle due metà campo, l'esplosione di Andrew Wiggins e quella che ci si attendeva da Jordan Poole, e i segnali promettenti lanciati dal nucleo giovane, c'erano tutte le premesse per dare nuova linfa al glorioso ciclo vincente dei californiani. Negli ultimi 12 mesi, invece, le certezze sono crollate una dopo l'altra. Le esenzioni contrattuali firmate da Wiggins e Poole, e quelle non ancora concesse a Thompson e Green, hanno contribuito a far crescere la tensione, sfociata nel famigerato pugno di Draymond a JP durante il training camp. Sul parquet si è vista una Golden State a due facce, solida ed entusiasmante in casa, molle e senza anima lontano dal Chase Center, dove ha vinto appena 11 delle 41 partite disputate. Gli Warriors non sono riusciti ad andare oltre un mediocre sesto posto, anche a causa delle prolungate assenze, per motivi diversi, di Curry e Wiggins. Ma a far preoccupare maggiormente coach Steve Kerr sono state l'incostanza di Klay Thompson e il mancato salto di qualità dei più giovani. Jordan Poole ha alternato qualche ottima performance a troppi passaggi a vuoto, specialmente durante i playoff. Jonathan Kuminga e Moses Moody non hanno mostrato i progressi di cui sembravano capaci e sono finiti a più riprese fuori dalle rotazioni. James Wiseman è stato bocciato su tutta la linea e dopo aver assaggiato anche la G League è stato scaricato a Detroit in cambio di un mucchio di seconde scelte. Superati gli emergenti Sacramento Kings, grazie alla maggiore esperienza e alla classe di Steph, contro i più navigati Los Angeles Lakers sono emerse tutte le lacune tecniche e psicologiche di un gruppo arrivato forse a fine ciclo. La prima pedina a cadere è stato il general manager Bob Myers, che ha lasciato la franchigia dopo 12 anni di successi, ma le norme salariali imposte dal nuovo contratto collettivo e l'atteggiamento mostrato dalla squadra nei momenti decisivi facevano pensare che altre cose sarebbero cambiate nella Bay Area. Ad aprire l'off-season, infatti, ecco lo scambio che ha spedito Poole a Washington in cambio di Chris Paul. Basteranno la classe e l'esperienza di CP3 per dare nuova linfa alla dinastia Warriors? 2. Il sorpasso di LeBron. La 20ª stagione NBA di LeBron James era attesa soprattutto per un motivo, la rincorsa a Kareem Abdul-Jabbar. Il destino si è compiuto il 7 febbraio, quando il re ha superato la leggenda dei Lakers, indossando proprio gli stessi colori, ed è diventato il miglior realizzatore nella storia della Lega. In quel momento il record di LeBron sembrava l'unico aspetto positivo del 2022-23 giallo-viola. Attorno a lui si consumava un psicodramma ancora peggiore rispetto a quelli vissuti nelle scorse stagioni. Le sconfitte si accumulavano, Russell Westbrook viveva da separato in casa, Anthony Davis era sempre in infermeria e il supporting cast sembrava quello di una squadra in ricostruzione. Avvicinandosi alla trade deadline, la dirigenza ha compiuto un mezzo miracolo. La cessione di Westbrook e gli innesti di Rui Hachimura, D'Angelo Russell e Jared Vanderbilt hanno trasformato un gruppo allo sbando in una pericolosa outsider nella corsa al titolo. Perfezionando in corso d'opera gerarchie e dinamiche di squadra, gli uomini di coach Darvin Ham hanno fatto molta più strada del previsto, lasciando sul loro cammino i Golden State Warriors campioni in carica e fermando la loro corsa solo in finale di conference contro i più attrezzati Denver Nuggets. Subito dopo l'eliminazione, forse anche per distrarre l'opinione pubblica da pesante 4-0 subito, LeBron ha ventilato l'ipotesi di un suo imminente ritiro. È più probabile che sia un avvertimento al front office. Il tempo scorre inesorabile anche per King James, forse il suo avversario più temibile, e per tornare a vincere non si può più aspettare. 3. Follia di Brooklyn. Già nei 3 anni successivi alle firme di Kevin Durant e Kyrie Irving, l'ambizioso progetto di Joe Tsai è stato ostacolato da un'incredibile sequenza di eventi, che ha trasformato una potenziale dinastia in un gigantesco what if. Il 2022-23 è stato il perfetto coronamento di questa folle corsa sulle montagne russe. In estate, Durant ha chiesto di essere ceduto, ma le trattative con i possibili acquirenti si sono arenate per mancanza di contropartite adeguate. Irving ha tentennato a lungo prima di esercitare la player option sull'ultimo anno di contratto. Le due stelle, insieme a coaching staff e dirigenza, hanno deciso infine di fare fronte comune per tentare un nuovo assalto a titolo NBA. Ha preso così il via un'annata che potrebbe racchiudere almeno 3 stagioni diverse. Un avvio disastroso è costato la panchina a Steve Nash, ormai rigettato dal gruppo, rimpiazzato dall'assistente Jacques Vaughn. Quindi ecco la risalita, con una serie di 12 vittorie consecutive che tra dicembre e gennaio ha fatto drizzare le antenne agli aspiranti contender. Poi i nuovi malumori di Kyrie Irving, legati alle trattative per un'estensione contrattuale, hanno fatto saltare definitivamente il banco. A febbraio la funambolica guardia è stata ceduta ai Dallas Mavericks. Nel giro di pochi giorni ha salutato la compagnia anche Kevin Durant, esasperato dai continui stravolgimenti di un gruppo incapace di trovare stabilità. Il passaggio di KD ai Phoenix Suns ha segnato la fine dei sogni di gloria dei Nets e ha inaugurato una nuova era a Brooklyn. Gli ultimi scampoli di regular season e la serie playoff persa contro i Sixers hanno mostrato un gruppo intrigante e versatile, pieno di asset spendibili sul mercato, ad eccezione di Ben Simmons, apparso come il fantasma di se stesso nell'ultima stagione, e guidato da un sorprendente Mikal Bridges, che da quando ha indossato la nuova maglia ha inanellato prestazioni da All-Star. Non male come punto di partenza, per una franchigia che sembrava da tempo sull'orlo del collasso. 4. I grandi ritorni. Tra i piatti forti della stagione NBA 2022-23 c'erano i rientri in campo di alcuni grandi protagonisti, costretti ai box per tutta l'annata precedente.
Il nome più atteso era quello di Kawhi Leonard, fermo dai playoff 2021 per un infortunio al ginocchio destro. Il due volte MVP delle Finals si è effettivamente rivisto sul parquet, ma il suo reintegro è proceduto con estrema cautela, come è da tradizione quando si parla di lui. Dopo aver giocato due scampoli di partita a ottobre, è sparito dalla circolazione per un mese e nel corso della stagione si è fermato più volte per gestire al meglio le energie, totalizzando appena 52 apparizioni in regular season. Sono state invece 56 le presenze di Paul George, messo KO a fine marzo da una distorsione al ginocchio destro. A distruggere per l'ennesima volta le ambizioni dei Los Angeles Clippers è stato un nuovo infortunio al ginocchio di Kawhi, l'ultimo di una lunga serie, che ha lasciato campo libero ai Phoenix Suns al primo turno playoff. Al fianco di Leonard e George si è rivisto all'opera John Wall, reduce dal parcheggio forzato di Houston, ma l'ex stella degli Washington Wizards è apparsa lontana anni luce dalle condizioni migliori. Non si può definire un totale successo nemmeno il ritorno di altre due prime scelte assolute. Ben Simmons, al debutto con la maglia dei Brooklyn Nets, è sembrato solo un sosia del giocatore ammirato a Philadelphia. Il suo atteggiamento rinunciatario e la totale mancanza di fiducia mostrata in campo fanno presumere che per lui i problemi vadano ben oltre il rettangolo di gioco. Rindossata finalmente la casacca numero 1 di New Orleans, Zion Williamson si è abbattuto come un uragano sulle difese NBA, trascinando i Pelicans ai vertici della Western Conference e facendo emergere il suo nome tra quelli dei candidati MVP. A gennaio però l'ennesimo infortunio, stavolta muscolare, ha fatto crollare tutto. Aspettando Zion, che ha continuato a rimandare il suo rientro per motivi misteriosi, i Pelicans si sono lentamente inabissati, perdendo il terreno playoff. Golden State ha riabbracciato il lungo degente James Wiseman, ma si è presto accorta che il ragazzo, per cui gli Warriors hanno speso la seconda scelta al draft 2020, non era ancora pronto a dare un contributo significativo a una squadra da titolo. A febbraio lo ha dunque scaricato ai Detroit Pistons, dove Wiseman spera di trovare terreno fertile per un nuovo inizio. Non è andata bene nemmeno a Jonathan Isaac. Tornata sul parquet dopo 2 anni e mezzo di stop, l'ala degli Orlando Magic si è dovuta fermare nuovamente dopo 11 apparizioni, a causa di una lesione muscolare. Alla fine, gli unici a beneficiare davvero dei loro grandi ritorni sono stati i Denver Nuggets. Jamal Murray, messo KO ad aprile 2021 dalla rottura di un crociato, e Michael Porter Jr., tormentato dai continui problemi alla schiena, sono stati decisivi nella grande cavalcata di Denver, terminata con il primo storico titolo NBA. 5. L'ultimo passo. Per alcune franchigie, la stagione 2022-23 suonava un po' come l'ultima chiamata. Suns, Celtics e Heat avevano raggiunto la NBA Finals negli scorsi anni, ma sarebbero riusciti a compiere l'ultimo passo per arrivare al titolo? Phoenix è forse riuscita a rinviare la scadenza di almeno un anno. A un certo punto sembrava finita su un binario morto, ma l'operazione che ha condotto in Arizona Kevin Durant ha cambiato drasticamente le prospettive, soprattutto a medio termine. Quello con cui coach Monty Williams ha affrontato i playoff 2023 era un roster troppo rimaneggiato, con gli enormi punti interrogativi rappresentati dalle condizioni fisiche di Chris Paul e dall'impatto insufficiente di DeAndre Ayton. L'off-season si è aperta con il licenziamento di Williams, sostituito da Frank Vogel, e con una clamorosa operazione di mercato, che ha spedito Paul a Washington e che ha portato in Arizona Bradley Beal. Se riuscissero ad aggiungere un contorno sufficiente ai nuovi Big 3, i Suns potrebbero coltivare legittime ambizioni da titolo. Sogni di gloria che invece sono sfumati ancora una volta a Boston, dove la caccia al 18° standardo continua a risultare infruttuosa. I Celtics sembravano aver superato indenni lo scossone della vigilia, quando Ime Udoka era stato rimpiazzato in panchina da Joe Mazzulla per questioni mai chiarite del tutto. La regular season bianco-verde è stata a tratti dominante, grazie a Jason Tatum candidato MVP, al miglior Jaylen Brown in carriera, al contributo della panchina di Derrick White e del sesto uomo dell'anno Malcolm Brogdon e a una difesa solidissima. Qualche passaggio a vuoto qua e là si è rivelato uno spoiler di ciò che sarebbe accaduto ai playoff. Prima le incertezze contro Atlanta, nettamente inferiore sulla carta, poi l'eliminazione più volte sfiorata contro Philadelphia, quindi il crollo in finale di conference contro Miami. Anche quest'anno sembra che ai Celtics manchi qualcosa per interrompere un digiuno da titolo iniziato nel 2008, ma la vera domanda è questa, c'è ancora tempo per provarci? Nel tentativo di mischiare un po' le carte, la dirigenza ha messo le mani su Kristaps Porzingis, un tipo di giocatore inedito per il sistema di gioco bianco-verde, sacrificando però Marcus Smart, uno dei leader storici del gruppo. Forse la finestra si è chiusa definitivamente per gli Heat, o almeno per questa versione di Miami. Come nel 2020 e nel 2022, la truppa agli ordini di Eric Spoelstra si è spinta ben oltre i propri limiti, mietendo vittime illustri grazie alla cattiveria, alla coesione e alla preparazione di un gruppo su cui nessuno avrebbe scommesso. Le Finals perse contro Denver hanno mostrato tutto il cuore di Jimmy Butler, Bam Adebayo e compagni, ma hanno messo bene in evidenza anche il fatto che in Florida non ci sia materiale sufficiente per riportare gli Heat sul tetto del mondo NBA. 6. Here Comes the Spider-Man. A dare la maggiore spinta al mercato estivo erano stati gli Utah Jazz, che avevano deciso di ricostruire la squadra cedendo le loro due stelle in cambio di un'infinità di scelte future. Sul passaggio di Rudy Gobert a Minnesota, la giuria è ancora riunita. I Timberwolves, che comunque si sono qualificati per i playoff, hanno passato gran parte della stagione 2022-23 senza Karl-Anthony Towns, per cui la coesistenza tra i due lunghi è tutta da verificare. L'operazione dal maggiore impatto è quella che ha portato Donovan Mitchell a Cleveland. Con l'arrivo di Spider, i Cavaliers puntavano a tornare competitivi, terminando la fase di rebuilding seguita all'addio di LeBron James. Missione compiuta. Mitchell ha disputato la miglior stagione in carriera, impreziosita da una memorabile prova da 71 punti contro i Chicago Bulls, e ha riportato la franchigia ai playoff dopo 5 anni di astinenza.
la corsa è stata interrotta subito dagli agguerriti New York Knicks, complice anche qualche performance sottotono dello stesso Mitchell, ma i giovani Cavs sembrano sulla strada giusta per ricoprire un ruolo di primo piano nella Eastern Conference che verrà. Considerando che gli scambi con protagonisti di Kevin Durant e Kyrie Irving sono avvenuti a stagione in corso, l'unico altro grande colpo dell'estate 2022 è stato l'approdo di DeJounte Murray ad Atlanta. Un'operazione che finora ha prodotto risultati modesti, più che per demeriti del giocatore, per colpa della gestione confusionaria che ha fatto impantanare gli Hawks. 7. Diventerai un All-Star. Tra le maggiori curiosità di ogni singola stagione NBA, c'è scoprire quei giocatori in grado di fare un salto di qualità tale da meritarsi la prima convocazione all'All-Star Game. Un traguardo che non vale nulla di per sé, ma che testimonia un processo di crescita individuale, spesso determinante per le sorti della squadra. Basti pensare ai 6 debuttanti di quest'anno. Lauri Markkanen, considerato ormai una promessa non mantenuta, è esploso con la maglia degli Utah Jazz, rendendoli a lungo una mina vagante nella corsa ai playoff malgrado le bassissime aspettative. Le sue performance stellari sono valse al finlandese il premio di Most Improved Player of the Year. Era forse inatteso anche l'exploit di Aaron Fox, che invece ha spazzato via ogni dubbio sul suo conto e ha riportato il Sacramento Kings ai playoff a suon di canestri decisivi. Che Shai Gilgeous-Alexander fosse un ottimo giocatore si sapeva da tempo, ma in questo 2022-23 il canadese ha esagerato, chiudendo la regular season a oltre 31 punti di media, guadagnandosi l'inclusione nel primo quintetto All-NBA e trascinando gli Oklahoma City Thunder al torneo play-in molto prima del previsto. Anche Jaren Jackson Jr., pilastro dei Memphis Grizzlies, si è reso protagonista di una splendida stagione individuale, coronata dall'esordio tra le stelle e dal Defensive Player of the Year Award. All'ultimo All-Star Game hanno esordito anche due giovanissimi, entrambi accolti nella Lega tramite il Draft 2020. Prima che una serie di infortuni lo mettesse fuori causa, Tyrese Haliburton è stato a lunghi tratti il migliore assistman NBA. Si è imposto come leader dei sorprendenti Indiana Pacers. Anthony Edwards si è caricato sulle spalle Minnesota, spesso orfana di Karl-Anthony Towns, e l'ha guidata fino ai playoff, dove si è confermato il vero uomo franchigia dei Timberwolves. Ha solamente sfiorato la convocazione Jalen Brunson, che ha subito preso in mano le redini dei New York Knicks, mentre è lecito aspettarsi che, dopo gli splendidi playoff disputati, per Jamal Murray sia solo questione di tempo. 8. Paolo e gli altri. Gli appassionati italiani hanno osservato con particolare attenzione l'ultima classe di matricole. Paolo Banchero, prima scelta assoluta al draft 2022, ha infatti lontane origini italiane e già da qualche anno si parlava della possibilità, ormai ufficialmente sfumata, che vestisse la maglia azzurra. Mentre nel nostro paese la vicenda Banchero Italia si trasformava pian piano in un tormentone, scivolando spesso nel grottesco, negli Stati Uniti Paolo dimostrava a tutti come la scelta di Orlando fosse indubbiamente quella giusta. La versatile ala da Duke si è affermata subito tra i leader dei talentuosi Magic, che a un certo punto si sono affacciati in zona play-in. Banchero ha terminato la sua stagione d'esordio a 20 punti di media e ha stravinto la corsa al premio di Rookie of the Year. Gli avversari più credibili sono stati Jalen Williams, tra gli elementi chiave della sorprendente regular season di Oklahoma City, e Benedict Mathurin, che specialmente a inizio stagione ha impressionato in uscita dalla panchina. I suoi Indiana Pacers si sono goduti anche il buonissimo debutto di Andrew Nembhard, che si è fatto notare su di canestri pesanti. Al loro primo anno in NBA hanno brillato anche l'ala Keegan Murray, fattore importantissimo nel ritorno ai playoff dei Sacramento Kings, la guardia Dyson Daniels, che a lunghi tratti ha blindato la difesa dei New Orleans Pelicans, e il centro Walker Kessler, che nello Utah promette di non far rimpiangere troppo Rudy Gobert. E che dire di Christian Brown, capace di ritagliarsi subito un ruolo importante nelle rotazioni dei Denver Nuggets e di avere impatto persino durante le finali NBA. Al contrario di Brown, molte new entry si sono trovate in un contesto perdente e quindi con meno riflettori puntati addosso, ma non per questo il loro esordio deve passare inosservato. È il caso di Jabari Smith Jr. e Tari Eason, degli Houston Rockets, di Jaden Ivey e Jalen Duren, dei Detroit Pistons, di Shedon Sharpe, dei Portland Trail Blazers, e di Jeremy Sochan, pittoresca ala dei San Antonio Spurs. Chi invece non abbiamo potuto ammirare è Chet Holmgren, seconda scelta assoluta degli Oklahoma City Thunder, messo KO in estate da un brutto infortunio al piede. Lo vedremo in campo nel 2023-24, quando oltre a lui debutterà nella Lega un prospetto di un certo rilievo, Victor Wembanyama. 9. Simone tra i mormoni. Se sul futuro con la maglia azzurra di Paolo Banchero non c'è mai stata chiarezza, lo stesso non si può dire di Simone Fontecchio, pilastro dell'Italia nelle ultime competizioni internazionali. Il ragazzo pescarese ha cominciato la sua avventura NBA a Salt Lake City, come parte di un gruppo che ha superato ogni aspettativa. Dopo le cessioni di Donovan Mitchell e Rudy Gobert e la partenza di coach Quinn Snyder, gli Utah Jazz sembravano destinati a languire nei bassi fondi della Western Conference, ma l'esplosione di Lauri Markkanen, l'ottimo esordio di Walker Kessler e l'impatto di giocatori considerati semplicemente di passaggio hanno mantenuto a lungo la squadra di Will Hardy in orbita playoff. Per Fontecchio, che dopo l'infortunio di Danilo Gallinari era l'unico italiano della stagione NBA 2022-23, non è stata un'annata semplicissima. Quando ha avuto spazio, Simone ha mostrato a tutti le doti su entrambe le metà campo che lo hanno fatto notare agli scout americani, ma inizialmente sono state più le partite vissute da spettatori non paganti che quelle giocate con un ruolo di rilievo. In quest'ultima categoria rientra la sfida del 7 dicembre contro Golden State, vinta dai Jazz grazie a una schiacciata nel finale del loro numero 16. Dalla trade deadline in poi, Fontecchio ha trovato finalmente continuità nella rotazione di coach Hardy, scollinando oltre 20 punti contro Heat, Bucks e Lakers. Il contratto che lo lega a Utah, o la franchigia che dovesse rilevarlo in un eventuale trade, scadrà al termine della prossima stagione.
Comunque andrà a finire, in questi primi mesi oltreoceano, Simone ha dimostrato di poterci stare come nella NBA. 10. MVP. La corsa all'MVP è stata meno affollata rispetto all'anno scorso, ma non si può dire che sia stata meno vincente. La candidatura di Luka Doncic si è affievolita presto, le sue roboanti statistiche non sono bastate a rendere competitivi i Dallas Mavericks. Idem dicasi per Damian Lillard, che ha chiuso senza playoff la migliore stagione individuale della sua carriera. I grandi veterani, LeBron James, Kevin Durant e Stephen Curry, sono stati condizionati dagli infortuni, che li hanno tenuti fuori a lungo. Il nome di Zion Williamson è entrato per qualche settimana nella conversazione, ma con l'arrivo del 2023, l'ennesimo problema fisico lo ha tolto definitivamente dai giochi, inguaiando non poco i suoi New Orleans Pelicans. Degni di una menzione Donovan Mitchell, che al suo primo anno a Cleveland si è imposto subito come leader dei Cavaliers, e Ja Morant, su cui pesa la brutta vicenda extra parquet che lo ha visto protagonista a inizio marzo. Jason Tatum è stato la punta di diamante dei Boston Celtics, che a lunghi tratti hanno guidato l'intera NBA, ma paga, tra virgolette, la presenza al suo fianco del miglior Jaylen Brown di sempre. Alla fine il novero si è ristretto agli stessi finalisti della passata stagione, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid e Nikola Jokic. A penalizzare il greco nelle votazioni è stato l'eccellente supporting cast di Milwaukee, decisamente superiore a quello messo attorno ai due rivali. Il serbo ha fatto volare i Denver Nuggets in testa alla Western Conference, esaltando le qualità dei compagni e chiudendo la regular season vicino alla tripla doppia dei media. Il calo individuale di squadra, mostrato in avvicinamento ai playoff, ha però indirizzato le preferenze dei votanti verso il centro camerunese. Embiid ha sollevato il suo primo trofeo di MVP a coronamento di un regular season stellare, persino migliore di quella precedente, chiusa per la seconda volta consecutiva come miglior realizzatore della Lega. Ora resta un ultimo passo da compiere, forse il più difficile, ripetere queste grandi performance ai playoff e guidare i suoi Philadelphia 76ers alla terra promessa. Impresa riuscita a Jokic, che ha chiuso la stagione con in mano i premi più ambiti, quello di Finals MVP e il Larry O'Brien Trophy. Questa era la NBA Season Review 2022-23. Nei commenti fateci sapere quali vostre aspettative sono state confermate e quali invece smentite. Con un invito a lasciare un like al video e a iscrivervi al canale, vi do appuntamento alla prossima puntata.